In America Occupy Wall Street è diventato Occupy All Street e più che un movimento Occupy è diventato una pratica, dall'occupazione delle piazze all'Occupy Everywhere, in Spagna l'occupazione delle scuole, degli ospedali nei barrio, a Londra le università, le case dei ricchi, i ristoranti dell'1%, negli Stati Uniti i porti, le palazzine, le case. Occupy diventa una pratica di lotta, ma anche di riappropriazione diretta di ciò che l'1% ha sottratto a tutti gli altri. Diventa immaginario e sembra che in qualche modo non solo intorno al movimento, ma proprio intorno alla pratica dell'occupazione si costruisca consenso. Questa che vediamo è la crisi del sistema finanziario, ma chi soffre? In questo senso l'occupazione diventa qualcosa in più della sperimentazione di democrazia diretta. Diventa la risposta a bisogni primari, come per esempio quello della casa. Occupare una palazzina di una banca vuol dire avere un tetto per decine di famiglie, ma anche sottrarre un pezzettino di quello che l'1% ha accumulato sulle nostre spalle. Come e perché la pratica dell'occupazione e della riappropriazione mette in crisi il capitalismo, o almeno il suo consenso, può in qualche modo indicare una strada giusta per costruire quell'eguaglianza materiale di cui parliamo? I mean, the first 2 months of occupation in Zuccotti Park were, in a way, something of an intense symbolic advertisement for a much larger project, which we're now beginning to see today. I stop eating and translate. I primi giorni. I don't get to eat. I primi giorni entusiasmanti di Occupy comunque erano già stati concepiti come porre le basi per una trasformazione più profonda e radicata. That is to say, the symbolism of the camp was in some ways in the tradition of the global justice movement, where we used our own democratic mode of organizing as a way of highlighting the undemocratic nature of the institutions we opposed. La modalità che abbiamo scelto per occupare Wall Street, il campeggio, la campada, ricalcava le forme del movimento per la giustizia globale, del movimento no global, cioè la costruzione orizzontale di spazi di democrazia diretta, di spazi di discussione e decisione. However, there was an additional element, which I think is absolutely crucial here, which was these camps became a community based on principles of mutual aid. And even more than mutual aid, one could even go so far as to say mutual caring, love, became a sort of revolutionary assertion in itself. Because here is the sort of ultimate embodiment of this impersonal logic of accumulation for its own sake. You know, what could be more profound than to juxtapose to that, you know, a place where people are engaged in acts of personal caring and mutual support. Lentamente questi campeggi si trasformarono in isole, unità di mutuo supporto, di mutuo sostegno, ma e non solo questo, di mutua solidarietà e cura degli altri. E di fronte a questo processo spersonalizzante, quello della crisi finanziaria, cosa c'era di più radicale di contrapporvi invece la profondità dei legami personali di solidarietà che si sono costruiti nel campeggio? I haven't got a She's pure, the commissioner. but You know, I haven't got a she's pure the question lady's yet. magnet. She's the lady's magnet. But I want to answer her question. Okay. So first of all, this is the reason. So I'll just have to make my answers longer. All right. So this is first of all the reason why the government, you know, felt it was so important to engage in this kind of symbolic warfare against it, to substitute images of kitchens and libraries and medical support and caring for images of rape and violence, you know, Hobbesian chaos. However, what's critical now is we're taking that image of mutual support, and mutual support as a defiant revolutionary act, and translating that throughout society.
So both the element of direct democracy, which had already been there in the global justice movement, and even more that idea of direct democracy as a way of coordinating acts of mutual aid, is now, the idea is to generalize that as far as possible throughout every aspect of our societies. Dunque, il governo ha osteggiato fortemente la protesta di Occupy e i media hanno cercato di contrapporre le immagini delle cucine sociali, delle biblioteche di Occupy, immagini di caos, violenza, pericolo per le donne di essere aggredite nei campeggi. Ma comunque quello che è rimasto è stato l'atto di sfida rivoluzionaria posta dalla democrazia diretta espressa a Occupy Wall Street, ed è questa pratica che si sta fortemente diffondendo e che è il nostro scopo diffondere attraverso tutta la società. I thought it was done, but it was long, right? Yeah, that was good. No, I'm kind of finished now. So I think that's where we're up to is you know, when we're talking about Occupy Wall Street, Occupy All Streets, as you say. The problem, of course, is that we're doing that against much higher levels of police violence and repression than we've seen before, partly because of the media blackout. Certo, la strategia non può che essere quella, come dicevi tu, di passare da Occupy Wall Street a Occupy All the Streets. Quello che però vediamo è livelli di violenza poliziesca molto superiori a quelli che abbiamo sperimentato alla fine del 2011, in quest'ultimo anno, anche come conseguenza del blackout mediatico che c'è stato sulle ultime proteste. Questo movimento parla di democrazia reale e pratica la riappropriazione, ma come dicevi anche tu, pratica anche il mutuo soccorso. C'è qualcosa che va ben oltre l'idea di solidarietà. Parliamo di persone che si mettono in campo col proprio corpo per difendere una vita dignitosa, e l'esempio dei movimenti antisfratto è emblematico. Dalla Spagna agli Stati Uniti all'Italia si diffonde come un'arma per vincere nella quotidianità piccole battaglie come la difesa di una famiglia sotto sfratto, che però in termini di condizioni di vita in tempi di crisi vuol dire molto. È possibile parlare di democrazia diretta senza parlare di mutuo soccorso, senza trovare strade di sostegno reciproco di fronte ai colpi della crisi? In poche parole, come possiamo immaginare un altro mondo possibile senza il mutuo soccorso? Se di fronte alla porta di uno sfrattato non ci saranno i vicini, se i giovani non avranno più una scuola pubblica, se di fronte a una condizione di violenza e di sfruttamento chi la subisce verrà lasciato solo. No, I completely agree with you that mutual aid, solidarity and direct democracy ultimately have to be the same thing. You can't have any one of those things without the other. And in some ways, they are the same thing. There's no real democracy unless there's something which one is deciding about, which is a common resources of some kind. And the reason one has common resources is to be able to support one another's lives and needs. So ultimately, these are all the same. I think that the key thing is to understand what are the most powerful weapons that are raised against us. So let me... Okay. The three elements, just okay. I tre elementi, solidarietà, mutuo supporto e democrazia diretta, sono indissociabili, sono una cosa sola. Il problema diventa, the final question is, what are the forms of power staged against? Sì, sì, e quindi sono tre forme, tre aspetti della stessa cosa, e cioè curare l'un l'altro. Però la questione fondamentale è che tipo di forze si oppongono a noi. Questo è quello che dobbiamo capire. Because in a way, in our daily lives, you know, solidarity, mutual aid, even direct democracy, to me, are just words for the sort of living experience of communism. And we already live the experience
of communism, from each according to their abilities to each according to their needs, as the essence of our daily life when we deal with people we care about. However, you know, the ideological weapons are the ones that make us forget that, and make that invisible to us, and therefore make it difficult for us to act on that in larger socio-political questions, such as if a neighbor is being evicted. And much of my work is dedicated to trying to understand how that works, how those incredibly powerful ideological weapons make us blind to that reality. Okay. Cioè, quando sperimentiamo democrazia diretta e solidarietà, in effetti quello che stiamo vivendo è il comunismo, nel senso definito come, adesso happy, come la, a ciascuno secondo i propri bisogni e da ciascuno secondo le proprie capacità. Nessuna comunità, noi stessi, sarebbe capace di sopravvivere senza questo comunismo quotidiano. Il problema è come portare questa pratica comunistica a scala più bassa su una scala socio-economica molto vasta. Un aspetto è che il sistema cerca di occultare ideologicamente queste forme alternative al mercato di sostegno e di partecipazione politica, e questo per impedire che si possa costruire a partire da questi elementi. So far I've managed to identify two principles which I think are the most pernicious, the most insidious, and the most effective ideological tools used against us. And one of those is debt, which is why I write so much about it. There's something about the shame of being in debt that creates terrible social isolation and makes it very difficult for people in that position to cooperate effectively. The other is the ideology of work, the idea that, you know, the way people always shout, get a job, at people who are protesting, the idea that, you know, disciplined labor under somebody else's command is somehow morally good, and that anyone who doesn't do it as much as possible doesn't deserve anything at all. Okay, e i due elementi di controllo ideologico più perniciosi che lui ha individuato sono, uno, il meccanismo del debito, per cui come meccanismo di isolamento e di abiezione morale imposta a coloro che sono debitori, per cui chi è debitore si debba sentire in colpa, e l'altra è l'ideologia del lavoro, per cui deve essere individualmente desiderabile sottomettersi a un lavoro controllato, a un impiego, al controllo del lavoro, perché se non lo fai sei considerato un fuori casta, una persona moralmente indegna. I'm not a professional. Okay, we really thank you.